Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Ancora riflessioni sull'esito delle elezioni provinciali. Ebbene, due province su tre sono andate al centrodestra. È soddisfatto il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, che volge lo sguardo alle regionali di febbraio. Si lavora alla scelta di un candidato unico, il servizio di Paolo Renzetti. Parte probabilmente dalle elezioni provinciali la ripresa politica del centrodestra nella nostra regione. Due province su tre, Pagano, sono andate proprio al centrodestra, Pescara e Teramo. Due dati tra l'altro anche per certi versi inattesi. Ma diciamo che passavamo da una situazione nella quale i tre presidenti di provincia di Pescara, Chieti e Teramo erano tutti e tre del Partito Democratico e quindi del centro-sinistra, e siamo invece adesso in una situazione ribaltata perché due su tre sono presidenti del centrodestra, espressione di partiti del centrodestra. Questo a dimostrazione del fatto che vi è un'inversione di tendenza in atto. A mio giudizio anche particolarmente significativa perché a votare sono gli amministratori locali, i consiglieri comunali, i sindaci, quindi è evidente che c'è una tendenza a favorire in questo momento nell'approccio politico il centrodestra e credo che questo sia un segnale importante in vista delle prossime elezioni regionali. A proposito delle elezioni regionali, voi state lavorando sulla scelta del candidato, ma la domanda è sempre la stessa: sarà unico il candidato del centrodestra per le regionali oppure no? No, certamente sarà unico, sarà un candidato unico. L'unica cosa che vorrei far capire, che si chiarisca fino in fondo, è che il vertice nazionale ha stabilito che debba essere condiviso. La traduzione di condiviso vuol dire che va bene a tutti, tutto qua. L'importante è che chi dovrà esprimere questo nome sia consapevole di questa condivisione. Però i nomi espressi da Fratelli d'Italia, così come era stato deciso dal tavolo romano, sono dei nomi che non entusiasmano una parte del centrodestra. No, semplicemente io credo che Fratelli d'Italia abbia tante possibilità di esprimere tanti nomi, non credo che siano in grado di esprimere solo tre nomi, non lo penso. E in provincia di Chieti quello di Mario Pupillo sarà il secondo mandato e questa mattina lo stesso Pupillo ha illustrato le future priorità. Un primo tratto della Via Verde sarà aperto a Natale, interventi sulla riqualificazione delle ex caserme di Chieti, adeguamento sismico delle scuole superiori, gare d'appalto per la manutenzione della viabilità gestite direttamente dai comuni, soprattutto nel Vastese. Il prossimo sarà l'anno del rinascimento per la provincia di Chieti, dice il presidente appena rieletto Mario Pupillo incontrando la stampa a Lanciano. I fondi, 20 milioni di euro, arrivano dal master plan della regione a guida Luciano D'Alfonso e con i progetti avviati anni fa da Giovanni Legnini quando era sottosegretario ai governi Letta e Renzi. La provincia avrà l'anno prossimo, grazie ai trasferimenti del master plan che la giunta di centrosinistra regionale ci ha assegnato, circa 20 milioni per interventi sulla viabilità, insieme ai 3 milioni e mezzo che il decreto ministeriale 49 ci ha assegnato per l'anno prossimo e per altri due. Quindi sarà un anno, io l'ho chiamato, del rinascimento e in questo, proprio perché vogliamo fare presto, abbiamo così aperto la collaborazione con delle subconcessioni, con alcuni comuni, Lentella, Schiavi, l'Unione dei Comuni Montani del Val di Sangro, della Val del Sangro. Effettivamente la struttura che è stata in questi anni così ridotta dai tagli ingiustificati, non è capace di sopportare tante gare e tanti impegni in breve tempo. Quindi lo faremo proprio nell'ottica della provincia che diventa casa dei comuni. E per le scuole sono in procinto alcuni interventi sull'adeguamento sismico, sulla Palizzi di Vasto, sulla Leonardo da Vinci di Lanciano e con l'ITIS Savoia di Chieti. Prosegue il cantiere della Via Verde. La Via Verde è un'altra opera strategica che la provincia, nonostante le grandi difficoltà, sta portando avanti. Sono
Sono sicuro che l'anno prossimo l'opera sarà completata. E su Chieti l'operazione Caserme? In particolare l'ospedale militare, la caserma Bucciante, che sarà riqualificata, rigenerata, ospiterà l'archivio storico, ospiterà una facoltà umanistica e quindi tutto questo, e la biblioteca De Meis, che sarà la biblioteca provinciale. Quindi tutto questo nell'ottica di una provincia che valorizza il territorio, dai piccoli comuni ai grandi centri. La provincia di Teramo torna al centrodestra con l'elezione di Diego Di Bonaventura, una vittoria a sorpresa decretata da tanti voti trasversali. Riflessioni profonde in casa PD. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. La vittoria alla provincia di Teramo del sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura, espressione del centrodestra, su Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, appoggiato dal centrosinistra, non era affatto scontata. Anzi, sembrava non ci fosse partita a favore di D'Alonso, sicuro di un vantaggio numerico notevole. Il risultato delle provinciali ha così spiazzato il Partito Democratico Teramano, che in questo momento sta riflettendo su cosa non abbia funzionato in queste elezioni. I primi ad essere accusati di aver tradito il candidato di centrosinistra sono stati i consiglieri delle liste civiche in maggioranza al comune di Teramo, comune che esprimeva un voto ponderale determinante. In particolare, dito puntato sulla lista Teramo 3.0, espressione dell'attuale vice sindaco Cristina Marroni, che nega però di aver appoggiato Di Bonaventura. Il sospetto è nato per l'esultanza sui social del presidente del movimento Teramo 3.0, Cristian Francia, che ha salutato calorosamente le elezioni di Dieghito. Contando e ricontando però ci si accorge che la sconfitta di D'Alonso non è targata solo comune di Teramo, ma è stata causata da un trasversalismo riscontrato in tanti altri comuni e soprattutto quelli della montagna, dove il sindaco di Crognaleto avrebbe dovuto spopolare e invece forse non era il candidato giusto o forse nel PD si va in ordine sparso. Il presidente uscente Renzo Di Sabatino, attuale segretario regionale del Partito Democratico, è intervenuto all'esito delle elezioni provinciali, dichiarando che occorre adesso una riflessione profonda, che c'è bisogno di rimettere ordine all'interno del PD e di ripristinare il rispetto delle regole, per cui chi non le condivide può accomodarsi altrove. Intanto, con Di Bonaventura, la provincia di Teramo torna al centrodestra dopo i due mandati di Renzo Di Sabatino, anche se il consiglio provinciale per ora resta a maggioranza di centrosinistra. Per i consiglieri, infatti, si voterà alla fine di gennaio 2019 e non è affatto scontato che il centrodestra vinca nuovamente. Anzi, all'orizzonte si prospetta un presidente di centrodestra e un consiglio di centrosinistra. È la regola del voto ponderale, bellezza. Ed ora la cronaca. Una donna di 77 anni di Pescara, Vanna Ciattoni, è morta la notte scorsa nell'ospedale di Chieti, dove era ricoverata in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la Val di Foro nel tardo pomeriggio di ieri. La donna era a bordo di una Toyota Yaris condotta dal marito ottantenne, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada contro un palo della luce, abbattendolo. Le condizioni della donna sono apparse subito piuttosto gravi ed era stata trasportata dal 118 in codice rosso, illeso il marito. L'auto è stata sequestrata. Lunedì sarà effettuata l'autopsia sul posto per i rilievi carabinieri del nord della compagnia di Ortona. E ora ci spostiamo a L'Aquila. Via Panella sta diventando un vero e proprio caso. 8 investimenti di pedoni in un anno. L'ultimo incidente qualche giorno fa con l'investimento di una studentessa di 14 anni, ma ora il comune corre ai ripari e annuncia correttivi. Il servizio di Daniela Rosone. Per la sicurezza in via Panella, ora il comune corre ai ripari e annuncia controlli che saranno intensificati con la presenza di autovelox per controllare la velocità delle automobili o l'utilizzo di alcuni deterrenti per ridurre la velocità. Dopo l'ultimo investimento in via Panella, l'amministrazione accelera dunque sulle soluzioni da adottare. Potrebbero essere dissuasori, su viale Corrado IV comunque non hanno funzionato un granché, oppure l'installazione di telecamere, ma per ora si tratta soltanto di idee. Di certo l'amministrazione vuole rispondere alle esigenze di sicurezza, soprattutto dopo l'allarme lanciato da Domenico Impelluso, il papà della ragazza investita.
Il problema dell'area che va dal cimitero alla questura è reale. Innanzitutto l'assessore Mannetti ha annunciato che anche via Panella sarà una zona 30 come via della Polveriera. Le zone 30 sono quelle pensate per ridurre la velocità delle strade particolarmente trafficate e pericolose, come ad esempio viale della Croce Rossa o viale Corrado IV, mettendo a 30 km orari il limite di velocità. Intanto l'assessore Mannetti ha convocato un vertice in comune con la Polizia Municipale il prossimo 9 novembre. La convocazione era precedente, ma poi l'ultimo investimento della studentessa aquilana ha accelerato il tutto. I vigili urbani non sono sufficienti a coprire le esigenze di una città profondamente cambiata, ma tuttavia alcune questioni si devono prendere necessariamente di petto. Molte sono pure le proposte dei cittadini, il dibattito si è scatenato infatti anche sui social. Chiedono il riuso del semaforo come funzionava una volta, la realizzazione di una rotatoria per uscire da via Pescara, anche se questa ipotesi sembra poco percorribile, oppure una segnaletica migliore e aree più sicure per far scendere i ragazzi dai bus che poi vanno a Colle Sapone. L'assessore Carla Mannetti intanto nei giorni scorsi ha fatto anche un sopralluogo con i vigili in via della Polveriera. Molti genitori, anche il dirigente scolastico, avevano avanzato il problema della sicurezza della scuola. In alcuni giorni infatti arrivano ad uscire da scuola persino 500 studenti. Immaginate il caos con le macchine. I vigili sono sempre presenti, ma non si può pensare che una pattuglia possa risolvere il problema. Per cui l'assessore Mannetti ha detto che anche su quest'area ci sarà un intervento più strutturato. La strada provinciale Lanciano-Fossacesia non è nella lista delle strade che torneranno sotto la gestione di ANAS, un fatto che ha suscitato lo sdegno del sindaco di Fossacesia di Giuseppe Antonio, il quale non si arrende e chiede alla regione di tornare alla carica presso il Ministero delle Infrastrutture. La provinciale ex statale 524 Lanciano-Fossacesia, di recente oggetto di lavori parziali di asfaltatura, è fuori dall'elenco delle strade che dovevano tornare sotto la gestione dell'ANAS. E la constatazione amarissima fatta dal sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio dopo un incontro avuto alla Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture. Di Giuseppe Antonio a Roma nei giorni scorsi, anche per conto dei sindaci di Santa Maria in Baro, Mozzagrogna e Rocca San Giovanni, ha dovuto prendere atto che al momento la Lanciano-Fossacesia non è stata inserita tra i 513 chilometri di strade abruzzesi recentemente tornate all'ANAS. Dagli atti visionati è stato accertato che nella riorganizzazione della rete nazionale statale è stata tolta proprio l'ex provinciale. La provincia di Chieti, nonostante un finanziamento masterplan, non avrà così la sufficiente disponibilità per poter intervenire definitivamente, nonostante l'arteria permetta di raggiungere la costa, la strada nazionale adriatica 16 e attraverso di essa i centri a sud dell'Abruzzo. C'era stato promesso, dopo una prima scelta di 513 chilometri, che questa strada, la ex 524 statale, sarebbe tornata di competenza dell'ANAS. Questo non è avvenuto, sono stato al Ministero, ho visto le carte, non c'è niente. Esprimo lo sdegno anche della comunità. Cosa significa far tornare all'ANAS questa strada? Tenerla migliore, perché collega una città importante come Lanciano non solo a questi comuni che la strada attraversa, ma a Fossacesia, ma alla statale 16 adriatica e al sud dell'Abruzzo. Cosa farete? Adesso chiederemo a Lolli di riproporre al Ministero delle Infrastrutture questa richiesta. Spero che lo faccia e lo faccia correttamente. La salvaguardia del Tribunale di Avezzano rientra nel contratto di governo e ci aspettiamo che ora dalle parole si passi ai fatti. Così sul tema si è espresso il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, Franco Colucci, che ascoltiamo in questa intervista. Avvocato, è sempre in primo piano ovviamente il tema relativo al futuro e alla salvaguardia del Tribunale di Avezzano. Che cosa è cambiato? Ci sono delle novità importanti all'orizzonte? Beh, la novità più importante è la dichiarazione del governo di voler salvare i tribunali soppressi, che è stata addirittura inserita nel contratto di governo tra Lega e 5 Stelle. Questa è una novità importante perché inserita nel contratto di governo dovrebbe essere rispettata
dal governo medesimo. Quindi diciamo che la cosa ha notevolmente rassicurato i tribunali soppressi e quelli come Avezzano, che non sono stati ancora soppressi di fatto, ma lo sono formalmente dalla famosa legge che è di soppressione dei tribunali minori. Poi nel concreto, certo, noi del tribunale siamo in allarme, siamo ovviamente in agitazione, perché le parole anche scritte, però insomma, tali rimangono, cioè rimangono parole, e quindi aspettiamo con ansia che alle parole facciano seguire i fatti, e quindi ci stiamo attivando per sollecitare nei modi possibili il governo a prendere finalmente, a fare qualche cosa, più che prendere qualche, dire qualche cosa, a fare qualche cosa, questo è importante. Scendendo nel merito di quella che è la realtà regionale e le iniziative regionali, qualche mese fa poi era stata istituita la commissione apposita per la tutela e la salvaguardia proprio dei presidi di giustizia minori. Da questo punto di vista qualcosa è stato fatto, qualche azione concreta? Beh, la commissione di cui faccio parte, come Presidente dell'Ordine, si è riunita diverse volte e deve sfornare il documento finale, che è cosa che avverrà nelle prossime settimane, insomma. Un documento che dovrebbe concludersi in modo positivo per la salvezza dei quattro tribunali abruzzesi. Conclusi i lavori su via Ferrari a Pescara, a breve partiranno quelli in via Aremogna. Sul fronte alberi la situazione è in via di normalizzazione. Vediamo. Completati i lavori di via Ferrari, Pescara può ora dotarsi di una strada, una delle più importanti, nelle migliori condizioni, soprattutto per quanto riguarda l'asfalto, Vice Sindaco. Assolutamente sì, una strada sicura, una strada di grande transito che quindi torna nella massima sicurezza, soprattutto con un lavoro che è stato effettuato di notte. Questa è una cosa importante per noi, perché non abbiamo creato intralcio alla circolazione stradale. Assieme a questo, naturalmente, tra qualche giorno arriverà anche la segnaletica, per cui abbiamo bisogno veramente di che l'asfalto si asciughi un pochino, e già questa notte dobbiamo partire con i lavori in via Aremogna, fresatura e nuovo asfalto, ma se le condizioni meteo rimarranno queste probabilmente dovremo rinviare di qualche giorno. A proposito di condizioni meteo, è tornata la pioggia, una pioggia comunque normale, situazione verde, alberi dopo la tempesta di vento di qualche giorno fa, qual è? La situazione è questa, diciamo che questa pioggia sicuramente non aiuta, anche se non è una pioggia battente, però cade ormai da ieri sera. Per quanto riguarda la situazione degli alberi, sono sotto controllo, ma già lunedì dovremo essere pronti con la verifica dei requisiti della ditta a cui affideremo le VTA, cioè gli esami visivi e strumentali per un buon numero di alberi, che riguarderanno 1075 alberi della città. È un procedimento che era partito prima di questa ondata di maltempo e che si dovrebbe appunto terminare lunedì per vederli lavorare subito in merito alla sicurezza delle piante. Recita per i giorni di quiete al cimitero comunale di Teramo. L'associazione culturale Spazio 3 ha curato la lettura di brani e poesie davanti alle tombe monumentali in ricordo dei defunti nella giornata a loro dedicata. Un momento suggestivo e consolatorio. Vediamo. Dal trono escono lampi, voci e tuoni. E sette fiaccole di fuoco ardono davanti al trono. Per la giornata dedicata ai defunti si è svolta al cimitero di Teramo la quinta edizione di Recita per i giorni di quiete, un momento suggestivo tra letture e musica curato dall'Associazione Culturale Spazio 3. I brani sono stati accompagnati dalla voce di Magda White con la regia di Silvio Araclio. Proprio davanti alle tombe sono stati così letti stralci di prosa e poesie come l'Apocalisse di Giovanni, Il Corvo di Alan Poe, Incontro all'angolo di un mattino di Lia Migale. Vieni e uccì un altro cavallo, rosso fuoco, e al cavaliere fu dato di togliere la pace dalla terra affinché si uccidano a vicenda. E gli fu dato una grande spada.
Tutti i brani, quelli letti dagli attori Mauro Di Girolamo, Eugenia Rofi e Vincenzo Macedone, pensati per aiutare a ritrovare un equilibrio interiore e a vivere un po' meglio le ombre, gli incanti, le paure, le speranze e gli smarrimenti che si avvertono maggiormente in questo triste giorno nel quale ognuno di noi ricorda i cari scomparsi. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, ripresa degli allenamenti per il Pescara questo pomeriggio al Poggio per preparare il posticipo di lunedì sera all'Adriatico Cornacchia contro il Lecce. I biancazzurri proseguiranno il lavoro con la seduta mattutina di domani mattina a porte chiuse e la rifinitura sempre di mattina, ma domenica, anche in questo caso a porte chiuse. Intanto l'ex allenatore del Pescara Massimo Oddo torna in pista, infatti il nuovo tecnico del Crotone al posto dell'esonerato Giovanni Stroppa. Ieri Oddo ha diretto il suo primo allenamento con la nuova squadra. Ascoltiamo nella conferenza di presentazione lo stesso Oddo e il presidente del Crotone Gianni Vrenna. Sapete già dall'inizio, no? Le ambizioni che erano del Crotone, abbiamo dovuto cambiare rotta, l'esonero di Stroppa è dovuto per dare una scossa a questa squadra, perché è una, secondo noi, una squadra che è stata allestita per fare un campionato di vertice. Niente, poi la scelta è caduta su Oddo, un allenatore che io stimo da tanto tempo, pertanto c'è stata la possibilità, essendo lui in questo momento libero, aver scelto questo tipo di allenatore giovane che fa giocare la squadra, no? Abbiamo visto negli anni in cui lui ha allenato il Pescara e la stessa Udinese, un allenatore bravo, pertanto la scelta è caduta su di lui. No, vabbè, sono ovviamente molto contento dell'opportunità che mi è stata data, condivido le parole del presidente, credo che questa sia una squadra che ha il potenziale per fare quantomeno un campionato diverso da quello che sta facendo. Poi sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato molto difficile in cui anche facilmente si va in difficoltà, capita a tutti, bisogna solo uscire da questo momento, da questo impasse. Credo che se ho accettato questa situazione è perché credo fortemente che questa sia una squadra che possa fare di più. Io posso basarmi solo sulle sensazioni esterne che ho nel vedere le partite, le ho viste praticamente tutte, ma sono solo sensazioni. Le sensazioni devono tramutarsi in qualcosa di concreto quando hai la squadra sotto mano, quando l'alleni. Il lavoro va fatto su tutto, su quello che è il mio tipo di calcio, quello che vorrei proporre e probabilmente, sicuramente anche sulla testa, perché ovviamente quando c'è un cambio di allenatore è perché c'è qualcosa da cambiare sotto tutti i punti di vista. Serie C, il Teramo continua la preparazione in vista della sfida contro la Fermana di domenica pomeriggio. Non recuperano Di Renzo e Altobelli, assenza pesante anche nei canarini che dovranno fare a meno del difensore Comotto. Intanto il protagonista della serata di Coppa Italia, l'attaccante Giacomo Zecca, parla delle tre reti con cui ha abbattuto la San Benedettese e sceglie quello che gli è piaciuto di più. Vediamo. Tanta voglia, soprattutto perché non segniamo da quasi un anno, quindi sicuramente ho aspettato tanto questi gol, sono contento, però devo continuare ad allenarmi forte come ho fatto fino adesso. I miei compagni mi mettono sempre nelle condizioni per fare il meglio possibile, poi io prediligo l'attacco a profondità perché ho una buona velocità e anche il gioco aereo in area, quindi mi hanno servito benissimo e li ringrazio per questi assist. Ma sicuramente è cambiato l'atteggiamento un po' di tutti da quando è arrivato il mister Maurizi. Cambiato l'atteggiamento soprattutto anche per gli attaccanti, perché lavoriamo di più e siamo più propensi ad attaccare la porta e questo ci facilita molto. E è cambiato soprattutto anche il modo di giocare, ecco, perché abbiamo quella cattiveria che ci permette di fare le cose più in grande. Ma il più difficile credo l'ultimo, che è stato anche secondo me il più bello, perché
avevo la porta un po' chiusa, però sono riuscito a trovare il diagonale giusto per colpire alle spalle il portiere, quindi credo che sia stato quello più difficile. E con Ravenna avevo tentato di calciare più di potenza, perché comunque avevo fatto una cavalcata di 60 metri, quindi dovevo sfogare un po' la mia forza. Capendo anche quello che avevo sbagliato con Ravenna, ho detto no, provo a tirare più di precisione che di potenza, infatti ho avuto ragione. Il primo sì, era una palla messa forte in area da Ventola e sono riuscito a prenderla di controbalzo. Ero quasi da solo, quindi non è stato poi così difficile. E ora diamo lettura di una nota della Teramo Calcio. La Viva Ticket Italia ha appena comunicato che è stata ripristinata la piena funzionalità di tutte le Diavolo Card emesse e chi non lo avesse già fatto può prelevarle direttamente presso la segreteria dello stadio Bonolis oggi dalle 15 alle 19 oppure domani dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nello scusarci per il disguido, indipendente dalla volontà della Teramo Calcio, invitiamo tutta la città ad essere al fianco dei ragazzi per la difficile trasferta di Fermo. E ora un ultimo servizio, parliamo di Serie D. Non è arrivata la meritata vittoria, ma sul campo dell'imbattuta San Giustese i biancoverdi dell'Avezzano hanno fornito una ottima prova che fa ben sperare in una inversione di tendenza a partire dal derby di domenica al De Marsi contro il Francavilla. Ascoltiamo a tal proposito il tecnico Federico Giampaolo. C'è rammarico perché dopo una prestazione fatta molto bene da parte dei ragazzi dovevamo portare a casa i 3 punti con una squadra che ha dato fastidio a tutti, che è difficile da affrontare, però la squadra ha giocato molto bene, ha cercato sempre la vittoria sia all'inizio del primo tempo che soprattutto il secondo tempo, che li abbiamo tenuti sempre lì. Dispiace perché dopo aver fatto questa prestazione meritavamo in pieno i 3 punti. C'è da dire che la squadra ha risposto molto bene, ci sono dei segnali positivi, perché abbiamo visto una squadra compatta, una squadra che faceva un grande possesso palla, andava in profondità e dobbiamo dare continuità. Dobbiamo dare continuità perché ho rivisto una squadra sicura nel giocare, una squadra che nonostante diciamo così, le difficoltà ha dimostrato grande professionalità e spero e mi auguro che i ragazzi abbiano capito che quando giocano di squadra veramente possiamo dare fastidio a tutti. Bisogna un attimino concretizzare di più perché dopo questa prestazione ci serviva appunto, per quello che hanno fatto, ci serviva appunto i 3 punti. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto saranno a disposizione on demand entro la prossima ora sul nostro sito www.tv6.it oppure sulla nostra piattaforma YouTube. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.